Allora, Furnamarri, se ne parlava proprio ieri in chat perché ci sono state delle recenti presentazioni, cronografo Flybe Sellita, non il Mega Quartz, orologi che si sono imposti, un micro brand interessante, anche se molto ispirato soprattutto a Patek, quindi lì questione di gusti. Il Mega Quartz non è un orologio che mi interesserebbe prendere, però diciamo di Furlamarri valuterei qualcosa di meccanico. Io lo prenderei no, a parte che questi Chrono Flyback hanno un listino di 3.600 euro, che secondo me è un'assurdità, ma purtroppo ci stiamo spingendo verso quella direzione. Però ecco, in questo momento non sono orologi che mi intrigano troppo, e il nome non mi piace granché. Ciao Ale, il 16 gennaio posso ritirare Rolex al listino subnotata oppure Oyster Perpetual Verde da 41. Scegli in base ai tuoi gusti, non credo insomma ci sia molto da aggiungere. Posso soltanto dire magari che il sub è un po' più semplice da avere, mentre l'Oyster Perpetual Verde da 41 se la tirano un bel po'. Senza considerare che è un colorato, potrebbe anche uscire di produzione. Scegli però in base ai tuoi gusti, come sempre. Ciao, orologio 300 metri GMT, acciaio con data massimo 5.000 euro. Qualche idea? Grazie, un piacere. Ciao, grazie a te. Qualche idea? È tosta, GMT 300 metri. Probabilmente c'è qualche Seiko, anche se mi scrivi budget 5.000, quindi probabilmente vuoi qualcosa di più costoso. 300 metri GMT. Potrebbe esserci qualcosa da Tag Heuer, anche un po' più datato, anche un secondo polso. E poi direi micro brand. Ci sono vari GMT Diver, credo che uno di questi possa essere Nostas, non so se li conosci, ce ne sono anche altri, non mi viene altro. Miglior Tudor da acquistare è sempre quello che piace di più a te, c'è poco da fare. Se vuoi una mia analisi, posso dire che il Fixed è molto bello, secondo me è un bell'oggetto collezionistico. Ha la particolarità delle lanze fisse, che è anche un unicum per quanto possa non piacere o magari per qualcuno essere scomodo, però lo valuterei. Altrimenti l'altro che mi piace molto è sempre il Ghiera Rossa. L'ultimo è veramente un bell'orologio, hanno lavorato tanto sulla forma e la dimensione della cassa, sullo spessore, sulla dimensione del quadrante che cambia, il nuovo bracciale con Jubilee. Molto bello, altrimenti non sarebbe peregrino, come si suol dire, valutare la prima serie del Ghiera Rossa, che ha già fatto la storia di tutto. Seamaster 300 metri blu con caucciù 5300 al listino, intendi nuovo, insomma, da concessionario con sconto. Può andare? Beh, sì, è il suo prezzo. Nuovo lo trovi attorno a quella cifra lì. Nuovo con bracciale siamo sui 5,5 normalmente, quindi insomma direi che ci siamo. Io lo prenderei con bracciale, l'ho avuto con il caucciù, poi l'ho preso con bracciale e ho preso anche il caucciù. Nonostante mi sia sempre piaciuto tantissimo col caucciù, col bracciale lo trovo più completo. Quindi lo prenderei con bracciale per poi prendere il caucciù come ho fatto io. Longines Legend Diver da 39, nuovo in concessionario, a quanto si può prendere? E allora, non soltanto sono aumentati parecchio, ma il 39, che è COSC, credo che costi anche 1000 euro più del suo fratello maggiore, quello da 42, insomma. Se non ricordo male, 3600 euro. Non so bene che sconti oggi applichino i concessionari, non so se si è tornati ai 10, ai 20% di 3-4 anni fa, però insomma il momento è quello che è e io lo sconto lo chiederei e
insomma, non dico del 20%, ma per un orologio del genere credo che il 15% si possa ottenere. Sta finendo l'anno, quale Maison ti ha sorpreso di più in questo 2023? Bella domanda, domanda più che legittima, ma il discorso è molto complicato, quindi per fine anno ci sarà un video speciale dedicato proprio alle Maison e alle pagelle delle Maison, anche perché entrano in gioco ormai anche molti micro brand, a parte le blasonate, quindi ne parliamo prima della fine dell'anno. A proposito di Speedmaster Moonwatch, per quanto rimarrà ancora in produzione l'attuale serie? Beh, non è una domanda a cui posso dare una risposta, non credo la possa dare qualcuno. Ci sono Speedmaster o referenze che sono state in produzione poco, altre che sono state in produzione tantissimo tempo, 20, credo anche 30 anni, la terzultima. La terzultima, no, la penultima. Quindi non si può dire, i cambiamenti apportati sono stati tanti e molto importanti tecnicamente, quindi immagino che una nuova serie, dato che lo Speedmaster è così ormai da 60 anni, non dovendo cambiare esteticamente dovrà cambiare tecnicamente. Per cambiare quel calibro già coassiale introdotto da poco, per me ci vorranno almeno 15 anni. Manifestazione di interesse per un Tudor Pro, mi sono sentito preso in giro, sbaglio? Allora, la questione è complicata perché da un lato è frustrante, magari per un Tudor Pro anche un po' di più perché non è proprio tra le referenze più ricercate, dipende anche da concessionario e concessionario, ci sono concessionari che ne hanno molti sempre disponibili. Però da un altro punto di vista, se vogliamo parlare di orologeria di lusso e se vogliamo parlare anche di desiderio e desiderabilità di determinati orologi che poi ce li fanno scegliere, ce li fanno desiderare, normalmente funziona così. Funziona che certe cose non sono sempre accessibili, che nonostante costino bisogna sperare di poterle comprare, ed è il bello e il brutto del lusso, c'è poco da fare. Quindi insomma, dipende, dai, dipende. Miglior pilota, quindi pilot sotto i 1000 euro. Miglior pilot sotto i 1000 euro. Allora, parlando di micro brand, a poco di più c'è Calamai, che ti consiglio assolutamente di valutare. Ci sono varie offerte, tra cui l'ultimissima presentazione, l'MK4 in varie colorazioni, tra cui un marrone fenomenale. Poco di più, oppure molto di meno, per esempio l'Apo, che però è una cosa completamente diversa, lo trovi anche su Amazon, ne ho parlato nella newsletter, e stiamo parlando di circa 300 euro, se non ricordo male NH35, però dalla sua ha anche grande storia, grande fascino, grande blasone, quindi ci sono sicuramente questi due da valutare. Ti metto due foto. PAM 915, mi dovrei spaventare dei 44 mm su un polso da 16,5? Assolutamente no, 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 davvero, davvero. Vallo a provare come sempre, e ti renderai conto, se non l'hai ancora fatto, che in realtà i 44 mm dei Panerai Luminor sono un guanto. Io ce l'ho, polso da 16,5, sono veramente un guanto, sono bellissimi, belli, comodi, della dimensione perfetta, anche grazie a un lug to lug praticamente inesistente o comunque molto molto corto. Sono belli, i Panerai vanno provati al polso, solo dopo averli provati al polso capisci veramente perché sono tanti amanti, tanto amati. È mattina. Ciao. Octo finissimo in titanio, prima introvabile in concessionario, adesso riempiono le vetrine. Sì, insomma, vetrine piene di finissimo titanio non ne ho proprio viste. Certo è che adesso se lo chiedi ce l'hanno, ma questo coinvolge un po' tutta l'orologeria. Hanno iniziato a consegnare anche qualche Rolex finalmente, quindi è un calo della speculazione che ha comportato un calo della domanda, naturalmente, perché tutti quelli che compravano solo per speculare finalmente si stanno allontanando, quindi ci sono più orologi disponibili e quindi è più facile acquistarli.
tra cui l'Octo Finissimo, anche perché c'è da dire che se prima si comprava con poco più di 10.000 euro, oggi il listino credo sfiori i 20.000, una cosa del genere. Inizia a diventare difficilotto venderlo a prezzo pieno.